È un'impresa di famiglia dal 75, iniziamo a Cassino e poi ci siamo spostati nel Molise e lì abbiamo fatto un'attività di produzione. Nell'87 nacque la produzione di confetti e quindi parliamo di confetti perché poi facciamo anche altre cose, ma hanno un aspetto un po' più industriale, perché nel mentre ci siamo dovuti anche adeguare al mercato per crescere e far rendere questa azienda internazionale. L'azienda è Dolce Amaro comunque, e lavoriamo con due brand. Quello più conosciuto sul territorio è Confetti Papa, abbiamo avuto anche un negozio di pomodiere fino al 2010 a Cassino, e Papa Bomboniere, e dal 2012 produciamo e commercializziamo dei prodotti dolciari sotto il brand Cuore Nero, che nasce per produrre cioccolato, ma poi attraverso noi abbiamo inserito anche confetti, e negli ultimi anni produciamo macaroni, che sono famosi dolcetti francesi ma che hanno origine italiana, da Caterina de' Medici, che andò sposa a quello che divenne Enrico II di Francia nel 1533. Noi abbiamo visto questo prodotto stabile e lo esportiamo in tutto il mondo, perché nasce come prodotto fresco, noi invece siamo stati in grado di renderlo stabile. E però in questa occasione mi piace fare riferimento più alla tradizione confettiera, tant'è vero che il regalo ai giovani... Walter, scusa, mi prendi quelle due buste lì? Perché sono un po' pesanti, non ho voluto Walter infierire sul tavolo, era già colmo. Quindi premio con una degustazione dei nostri confetti, dai confetti di aula, quelli classici, a quelli più moderni che contengono il cioccolato, e sono sempre confettati. Questo è un piccolo omaggio. Grazie mille. È un piacere premiare un artigiano, sicuramente più artigiano di noi. Noi nel corso del tempo abbiamo dovuto un po' rinunciare a quella posizione. È anche un artista. Grazie.